Eccoci qua, amiche e amici. Allora, sono in un momento che mi trovo da sola a casa perché le bimbe sono uscite con il papà e allora ho pensato di rimettere in sesto la casetta dell'elfo. Vi spiego. Qualche anno fa, quando proprio Iris era piccolina e Bianca mi pare ancora più piccola, cioè fosse appena nata o quasi, abbiamo ingegnato questa casetta dell'elfo, che è una scatola di quelle che si chiudono col tappo. All'interno l'abbiamo arredata con quelle oggettistiche che si comprano ad IKEA tipo per giocare con le Barbie. E le bambine sanno che viene appunto l'elfo a portare loro dei pensierini che possono essere caramelline, cioccolatini, oppure che ne so, penne, quello che può servire anche come materiale scolastico, eccetera. Viene l'elfo dal 1° dicembre fino al 24, diciamo, ecco che non è un vero e proprio calendario dell'avvento, ma quasi, perché giorni troveranno qualcosa, giorni no, le facciamo un po' fantasticare. E quindi, insomma, sono contenta di vedere ogni giorno o quasi tutti i giorni che cosa ha messo l'elfo all'interno della casetta. Quindi io adesso vorrei portarvi con me, mentre questa casettina, insomma, ve la voglio far vedere, vi voglio fare un piccolo home tour della casa dell'elfo. La rimetto un pochettino in sesto, così le bimbe quando torneranno vedranno questa casetta tutta addobbata e chissà se arriverà l'elfo a portare qualche caramellina o qualche giochino per queste bimbe. Vediamo. Casetta dell'elfo pronta, adesso la posizioneremo qui vicino alla porta d'ingresso di casa. Comunque, già che sono sola, voglio farvi vedere un attimino come abbiamo addobbato casa per Natale. Ovviamente vi ho fatto vedere già nel video alcune cosine, però mi fa piacere condividere proprio nello specifico un pochino tutto. Vi faccio vedere. Allora, partiamo dall'ingresso. All'ingresso sulla sinistra c'è questo mobiletto, dove ci sono i miei toon, la foto mia e di mio marito quando eravamo dei giovani ragazzi, alcune candeline, questo qui che mi ha regalato mio marito ad un compleanno, ma non c'entra molto con il Natale, però per renderlo un po' più natalizio ho voluto mettere questo cordoncino con queste stelline e queste perline. E qui abbiamo questo alberello un po' stilizzato che avevo comprato un po' di tempo fa da Teddy, quindi questo è quello che troviamo all'ingresso. E poi ovviamente il Babbo Natale, un po' sfasato perché ha subito parecchi traslochi, ma conserviamo un bel ricordo di lui che
che abbiamo applicato qui sulla porta. È un po' sflosciato, vabbè, non fa niente. Poi, andando avanti, troviamo, vabbè, la casetta dell'elfo che poi devo un attimino sistemare. Allora, abbiamo fatto così qui. In realtà è un po' sfasciatello, quindi lo devo un po' sistemare. Ecco, vedi, cade tutto. Bene, questo è il bello della diretta. Allora, praticamente noi un anno abbiamo realizzato un camino finto con fatto tipo di cartone, eccetera. Quest'anno non abbiamo avuto tempo perché comunque chiaramente con il trasloco è stato un po' un casino, quindi abbiamo recuperato una vecchia cassettina di Natale dove c'erano tutti i prodotti che ci sono stati regalati al lavoro, a mio marito, eccetera, o non mi ricordo se a mio fratello, comunque uno dei due, e all'interno abbiamo messo questa ghirlanda un po' che sembra quasi innevata con alcuni oggettini natalizi, come per esempio ecco questa stellina con le campanelline. Poi abbiamo messo questo qui, questa specie di ghirlanda, e abbiamo creato con del legno finto da presepe questa sorta di caminetto braciere, ecco, facciamo così, mettiamola così. E queste lampadine le avevamo comprate su Amazon proprio per simulare l'effetto del camino, quindi del fuoco finto. Ecco, infatti c'è proprio questa fiamma lampeggiante dentro. Poi di fianco, vabbè, questo l'hanno messo le bimbe, una piccola candelina, questi erano dei segnaposti natalizi, dei segnaposti natalizi che c'erano stati dati quando siamo stati a pranzo, da qualche parente negli anni precedenti. Poi c'è un piccolo portacandela e c'è lui, il nostro simpaticissimo schiaccianoci che veglia sul braciere. Abbiamo messo praticamente qui questa cassettina, perché? Perché sotto c'è un macello, c'è il modem, ci sono tutti i cavi, tutti i fili, e abbiamo ricoperto questo mobiletto con questo manto un po' glitterato che simula la neve natalizia, quindi diciamo questo è quello che abbiamo fatto. Poi, ovviamente, un po' da sistemare. Abbiamo fatto l'albero di Natale. Purtroppo quest'anno è un albero un po' piccolino perché dove abitavamo prima la casa ovviamente era piccola e quindi ci stava bene, non abbiamo potuto ricomprarlo e quindi ci siamo arrangiati con questo piccolo con questo piccolo alberello che mi piace tanto nelle decorazioni perché ecco abbiamo applicato delle cose tipo di cristallo. A me piacciono molto queste candele fatte, cioè queste candele, questi addobbi che sembrano quasi delle candeline, non lo so, sono molto carine, le trovo molto, molto particolari. Ecco, per esempio, anche queste stelline tutte glitterate. Alcune sono di alberi che avevamo già parecchio tempo fa, altre sono nuove. Queste decorazioni, per esempio, questo bastoncino tutto glitterato che avevo preso a Maison du Monde l'anno scorso, che simula un po' il dolcetto di Natale. Queste ballerine, molto, molto carine, prese dai cinesini. Questi guantini fatti così, devo dire mi piace molto queste palline fatte un po' con i peluscetti, ecco ancora qui i cristalli, una stellina tipo fatta in resina, qui è scivolato, vedi? Perché poi hanno fatto questo albero le bimbe insieme a noi grandi ovviamente, e però giustamente loro non è che sono proprio precisissime, ci sta. E qui quindi abbiamo anche questa che è una bellissima pallina, anche questa presa a Maison du Monde. Delle stelline fatte in questo modo, altre ballerine molto carine, i fiocchi di neve, tutti glitterati, mi piacciono molto queste cose un po' glitterate, ecco un'altra stellina. Insomma, questo è il nostro alberello. Di qua forse abbiamo qualcos'altro, ecco qualche pigna dorata, sempre stelle, stelle, anche questa è un'altra stella molto molto carina, con una ballerina che fa capolino, eccola qua. Allora, sono decorazioni molto semplici, però trovo che la semplicità ripaghi sempre, con questo nastro dorato intorno, e questo è l'angolino proprio natalizio. Poi sotto ho applicato questa organza per coprire un po' tutti i fili e anche poi l'ho voluta illuminare con queste lucine che scendono sotto, insomma, ecco, questo è il nostro alberello.
Altre decorazioni di Natale messe letteralmente sotto la TV, che sembrano messe in effetti un po' a caso, però hanno sistemato le mie bimbe, quindi va bene così. Allora abbiamo questo che era un segnaposto insieme a quest'altro, perché a noi a Natale ci piace mettere sempre questi segnaposti sulla tavola e quindi poi conservarli come ricordo. Un bambino, non un bambino, un, come si chiama? Un omino di Natale di questi, insomma, pupazzetti di neve che in realtà era un tappo di sughero che si è staccato, ma era così carino che l'abbiamo voluto conservare. Poi bambini di Natale vari e questo un trenino molto molto carino, c'è un pochino di polvere, vabbè, facciamo finta di niente. Questo bellissimo trenino di Natale che è un ricordo della mia cara mamma che purtroppo non c'è più. Lei impazziva per questo trenino di Natale e quindi deve essere messo in primo piano. Poi campanelline varie, sempre di Babbo Natale. E di qua abbiamo anche qui delle candeline, delle casette, degli angioletti. Ok, con queste lucine messe un po' a caso, però fanno Natale, danno aria di Natale. Proseguendo poi di qua che c'è il corridoio, e vorrei accendere una luce perché non si vede niente. Ecco, allora, su questo mobile che io ho nel corridoio, con questo bello specchio, abbiamo messo sempre dei ricordini della mia mamma, quindi due angioletti azzurri, un po' datati, con questi altri angioletti con questa pallina d'acqua dentro dove c'è appunto la neve tutta glitterata che scende. E poi, siccome questo è un po' l'angolo del rosa, abbiamo aggiunto anche questa fatina con le ali dorate, tutte glitterate, e questo pulcino che gli fa compagnia. Come vedete sono delle decorazioni molto semplici, molto basic, però per me carine, più che altro perché conservano veramente tantissimi ricordi che mi porto dentro al cuore, quindi mi piace rinnovare sempre questa cosa, ogni anno mettere qualcosina e aggiungere qualcosa di nuovo. Di solito faccio così. Spero che anche a voi sia piaciuto, fatemelo sapere tra i commenti. Ah, poi dimenticavo, nelle varie stanze, diciamo, abbiamo appeso alle porte delle cose che richiamano il Natale, ecco, vi faccio vedere. Tipo qui nella cucina, alcuni si sono rotti perché comunque hanno un bel po' di anni, però mi piace conservarli per il ricordo, quindi nella cucina abbiamo messo l'alberello tutto glitterato con le campanelline. Poi andando avanti, scusate i panni sui termosifoni per farli asciugare un pochettino di più. Qui abbiamo messo il Babbo Natale e poi abbiamo messo per praticità direttamente nella cameretta delle bimbe, perché poi in camera nostra o nelle altre stanze le porte si aprono e si chiudono, invece qui sono sempre aperte. Per evitare che possano cadere, questo bellissimo omino della neve, pupazzo di neve, sempre tutto glitterato.